Villa Capra è una villa veneta neopalladiana del XVIII secolo di Sarcedo, in provincia di Vicenza. Edificata nel 1764 dall'architetto conte Orazio Claudio Capra, che la eresse a gloria sua e del suo casato, con interventi di Francesco Muttoni e Ottavio Bertotti Scamozzi, è un esempio di villa di gusto neoclassico chiaramente ispirata alle architetture di Andrea Palladio. Un'ampia scala fiancheggiata da statue conduce al pronao ionico. Il giardino è limitato da una peschiera sul ponte della quale si apre il cancello d'ingresso. Notevoli le statue del frontone e dei poggi della scalinata. I Capra vendettero la villa a Giuseppe Bassani nel 1850. Giuseppe Bassani fu padre di Elia, prozio di Bruno Fortunato, attuale proprietario, e di Enoch Giovanni Bassani Battista, nonno del fisiologo Enoch Peserico e proprietario della Villa Bassani a Longare. Villa Forni Cerato è commissionata da un proprietario certo ricco, ma non nobile. Girolamo Forni, agiato mercante di legnami, fornitore di numerosi cantieri palladiani, a cominciare da quello di Palazzo Chiericati. Amico di artisti come il Vittoria e pittore egli stesso, collezionista di antichità e accademico olimpico. È possibile che l'asciutto minimalismo di questo calibrato edificio sia in armonia con lo status borghese del proprietario. Proprio l'astratto linguaggio di Villa Forni ha ingenerato dubbi sull'effettiva paternità palladiana, così come la planimetria certamente semplice, priva delle consuete relazioni fra le dimensioni delle stanze o la presenza di qualche disarmonia proporzionale tra le parti dell'edificio. All'interno sono presenti due camini, opera del Vittoria, autore anche egli del volto femminile scolpito, collocato sulla chiave di volta dell'ingresso a Serliana, che accoglie ancora oggi i visitatori. Il bene e l'intero complesso sono oggi oggetto di un imponente restauro conservativo archeologico che riporterà l'edificio allo splendore cinquecentesco ed eviterà per sempre che sia abbandonato come purtroppo accaduto in passato. Villa Forni Cerato riaprirà il pubblico per diventare un centro di studio internazionale per lo studio del restauro e dell'architettura palladiana. Dalla strada che da Vicenza conduce a Bassano, dopo Polegge e poco prima del cavalcavia di Povolaro, si diparte a sinistra un lunghissimo rettifilo alberato che mena alla villa da porto. Subito intravede al termine della prospettiva verde il superbo pronao. Via via che ti avvicini alla villa ti appare sempre più monumentale. Giunti al cancello, ti impressiona la sua mole grandiosamente alterna. Mai forse in tutto il neoclassicismo europeo fu detta parola più devota al Palladio, e qui a pronunciarla fu il massimo architetto veneto del tempo, Ottone Calderari, che la costruì nel 1770. Monumentale e altera, grandiosa e imponente, Villa da Porto Casarotto fu progettata per Antonio Maria Porto tra il 1775 e il 1778 dal più importante architetto neoclassico vicentino Ottone Calderari. Un'ampia scalea di pietra racchiusa da due alti e larghi poggi conduce al maestoso pronao ionico che si conclude sulla sommità con un timpano contenente l'arma porto. All'interno un breve vestibolo collega il pronao al vastissimo salone centrale. Ai lati le sale del piano nobile e le stanze comunicanti hanno soffitti a padiglione e a spicchi binati angolari.
Dalla residenza padronale si dovevano protendere lateralmente due logge, collegandosi rispettivamente alla sinistra con i rustici e alla destra, dopo la cedraia, con l'oratorio della Vergine di Monte Berico, opera dello stesso Ottone Calderari, che l'ha costruita nel 1774 ed il 1776. La costruzione delle due logge ebbe inizio, come lo testimoniano le sagome sulla muratura della villa, ma vennero subito rimosse. Un imponente fastigio con orologio, recante la data 1755, troneggia sull'arco mediano dell'ampio porticato. L'ideatore fu Giulio Porto, architetto dilettante e zio di Antonio Maria, che si impegnò alla ridefinizione dei corpi rustici già esistenti alla fine del XVII secolo. La villa appartiene alla famiglia Casarotto dal 1924. Villa Verlato Putin fu eretta a partire dal 1574 per volere di Leonardo Verlato sul progetto di Vincenzo Scamozzi. La costruzione del complesso si protrasse però per parecchi anni, infatti l'ala orientale fu eretta solo tra il 1590 e il 1615. Si tratta di un palazzo urbano caratterizzato da notevole estensione e composto da quattro piani. La parte inferiore, che comprende pianterreno e ammezzato, è caratterizzata da bugne gentili separate da solchi profondi, mentre il piano nobile e l'attico sono contraddistinti da superfici lisce. Il settore centrale sporge leggermente e il suo oggetto è reso ancor più sensibile da sei semicolonne ioniche reggenti la trabeazione, che a sua volta corona il frontale triangolare. Gli interni della villa conservano ai lati ampie sale adorne di decorazione ad affresco, attribuite principalmente a Gerolamo Pisani e ad altri autori non ancora identificati. Thank you.
La chiesetta di San Pietro di Lugo di Vicenza sorge su un colle da cui si può godere di un bellissimo panorama sulla pianura vicentina attraversata dal torrente Astico. La chiesetta ha origini antichissime, ricordate anche dallo storico vicentino Gaetano Macca nella sua monumentale opera Storia del territorio vicentino del 1815. La prima memoria di questa chiesa che mi capitò sott'occhio fu in un testamento del 1424 fatto in Lugo, nel quale il testatore ordinò ai suoi eredi: rispondere debeant et teneantur medium mestellum vini, Ecclesiae Sancti Petri de Lugo. In verità la chiesetta di San Pietro sembra essere molto più antica, sembra infatti risalire al XII secolo, ed insieme ad altre chiese di Lugo di Vicenza era dipendente dalla chiesa di Santa Maria dell'Annunciazione di Calvene. Il Macca ricorda inoltre che nella contrada di San Pietro vi sono vestigia di un antico castello e ivi si trovarono medaglie antiche, tra le quali una d'oro dell'imperatore Giustiniano, come mi fu detto. Di questo castello trovai memoria in un testamento fatto in quella villa nell'anno 1423, con le seguenti parole: in villa de Lugo Vicentini, districtus incontrata Castri. La tradizione popolare vuole dunque che la chiesa in epoca medievale fosse incastellata, cioè recintata con mura. Nel 1887 la chiesetta era sorvegliata da un custode che viveva nella casetta adiacente all'edificio religioso. Dopo un ulteriore periodo di abbandono e di incuria, ricordato anche nel volume Capitei e Oratori a Lugo Vicentino di padre Fiorenzo Cuman, si presenta in rovina. Nel 1997, per volontà di alcuni abitanti delle contrade del paese prossimi alla chiesetta, Mare, Vesene, Sarollo, Boschetti e San Pierotti, nacque il gruppo Volontari Pro San Pietro, volto al recupero della chiesetta stessa. Il comitato Pro San Pietro dedica parte del suo tempo alla salvaguardia e al recupero non solo della chiesetta di San Pietro, ma anche dell'area circostante. Il progetto palladiano di una villa per i fratelli Gerolamo, Pietro e Marcantonio Godi a Lonedo iniziò nel 1537 per concludersi nel 1542. Con ogni probabilità non si trattò di un incarico autonomo, ma piuttosto di una commissione ottenuta dalla bottega di Gerolamo Pittoni e Giacomo da Porlezza, all'interno della quale il giovane Andrea rivestiva il ruolo di specialista per l'architettura. In realtà i lavori di ristrutturazione della tenuta di famiglia cominciarono già nel 1533 per volontà del padre Enrico Antonio Godi, con la costruzione di una barchessa dorica nel cortile di sinistra. Prima opera certa di Andrea Palladio, che ne dichiara la paternità nei quattro libri, Villa Godi segna la tappa iniziale del tentativo di costruire una nuova tipologia di residenza in campagna, dove è evidente la volontà di intrecciare temi derivanti dalla tradizione costruttiva locale con le nuove conoscenze che Palladio stava via via acquisendo grazie all'aiuto di Gian Giorgio Trissino. L'esito è quello di un edificio severo, in cui è bandito ogni preziosismo decorativo tipico della tradizione quattrocentesca. A partire dalla fine dell'anno 1540 ebbe inizio la campagna decorativa degli interni, dovuta in un primo momento a Gualtiero Padovano, che affrescò la loggia e l'ala destra dell'edificio, e successivamente a Giovanni Battista Zelotti, che intervenne nel salone e nelle sale dell'ala sinistra, e a Battista del Moro, cui si deve l'ultima stanza antistante la loggia.
Contemporaneamente alla campagna decorativa, Palladio interviene nuovamente sul corpo dell'edificio, modificando l'apertura posteriore del salone e realizzando il giardino retrostante a emiciclo e la vera da pozzo.